l'opera 3121 è un'opera molto complessa, è un'opera che si sviluppa, come sentite? Sì. Ok, è un'opera che si sviluppa da, dai depositi di Oli che avete visto, passa per la Laterna e viene fino a Sestri. Direi che è fondamentale, perché se la diga ha il cuore, questa è la orta. Nel senso che quando avremo la diga, oggi noi abbiamo circa 3200 mezzi che viaggiano in porto di Genova, quindi da San Benigno al nuovo varco di Ponente attuale, quindi noi dovremmo e penseremo di arrivare con la nuova diga e con l'accenno che ha fatto il Presidente su eventuali futuri riempimenti a passare i 5.000 mezzi. Questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che il porto con questa struttura deve in tutti i modi essere sufficiente a portare, diciamo, fluidità all'interno, ma non gravare sull'esterno. Oggi, per esempio, essendo ancora Ponte Etiopia a raso, graviamo piccola parte su via Giuseppe Canepa e sulla la via precedente che è il Guido Rossi. Questa nuova arteria leverà questo concetto. Tutti i mezzi che entrata e uscita dal porto attraverseranno il porto, ma non andranno a finire questa strada. E questo progetto è complesso. Pensate che è formato da 10 lotti, di cui attivi adesso ne abbiamo 3, ma a breve ne partiamo il quarto. I lotti aperti sono il lotto A, che è il prolungamento della serrata portuale fino a scavalcare il Polcevera. L'opera F, che è il ponte del Papa, voi sapete si chiama ponte del Papa perché nel 1985 il cardinale Siri volle far passare Giovanni Paolo II da quella zona e per andare a incontrare gli operai dell'IVA che erano usciti, circa 3.000 persone. Da lì ha tenuto e mantenuto il piede. Quindi queste opere che servono a portare via dalla città i carichi, ne andremo a vedere tre. Il ponte del Papa, che è lungo circa 215 metri, sviluppa 3.000 tonnellate di ferro. Poi il DL vi spiegherà meglio che tipo di carpenteria, che tipo di ponte, eccetera. Mentre il ponte che andremo a vedere, l'opera R, che è quello che scavalca la ferrovia e l'Italsider, la vecchia via aviatori e pionieri d'Italia, è un ponte che è 68 metri di lunghezza e 16 di larghezza, per un totale di 340 tonnellate. L'opera costa qualcosa come 131 milioni e 500 milioni. È tutta, sono 10 lotti. Quindi è fondamentale, proprio come vi dicevo, per la viabilità. Oggi senza questa ci troveremo in difficoltà. Un'ultima cosa, noi oggi abbiamo la possibilità, fino a ieri quantomeno, di uscire solo da San Benigno e andare a Genova Ovest, quindi con un unico casello. Con questa situazione, oggi parzialmente perché l'apertura del varco di Ponente permette l'uscita dei mezzi a livello nazionale e non internazionale, in futuro avremo due varchi internazionali, quello della parte di Ponente internazionale e San Benigno, ma avremo la possibilità che i mezzi che escono dal porto Orte a Genova Ovest possano andare a Sestri e a Bolzaneto. Benvenuti in cantiere, ci troviamo sulle fondazioni di sponda a sinistra dell'opera del ponte del Papa, chiamata opera F, che rappresenta l'opera probabilmente più iconica perché è il collegamento del ponte. È un ponte lungo 98 metri, la sua facciata principale a due piani, con un peso di circa 3.800 tonnellate. In particolare qua abbiamo appena terminato le lavorazioni di esecuzione delle sottofondazioni, che sono dei pali profondi spinti nel terreno circa 40 metri di diametro 1,5 metri. Adesso stanno iniziando a fare delle lavorazioni preliminari di scavi per alloggiare le future fondazioni. E vedremo di là, nella sponda invece destra, dove siamo leggermente più avanti di come è stato rilassamento, il 6 di giugno inizieremo i getti delle fondazioni delle spalle. Sono quattro, perché sono esattamente due impalcati sovrapposti, quindi due vie, due corsie di sotto e quattro corsie di sopra, due corsie più l'emergenza. Quindi per il senso di marcia? Piano di sotto è una corsia più l'emergenza, senso di marcia verso la Lanterna, una corsia più l'emergenza, senso di marcia verso l'aeroporto. Il piano di sopra sono due corsie
corsie più la panchina di camminamento verso la lanterna e due corsie più la panchina di camminamento verso l'aeroporto. Quindi è un'infrastruttura decisamente grossa. Quest'opera è il collegamento sul Polcevera di tutto il sistema di complesso di viabilità stradale che porterà, diciamo, dal porto nel suo sterzo successivo. In particolare essa rappresenta il collegamento sponda destra sponda sinistra con il prolungamento dell'attuale sopraelevata esistente che termina circa un chilometro più verso est, la quale verrà ripotenziata, verrà fatto un retrofitting come termine tecnico, verrà prolungata da un sistema di viadottistica che qua lascerà il posto al ponte che scavalca il Polcevera per poi, diciamo, arrivare orando laddove troviamo container in questo momento. Attualmente sono arrivate in stabilimento le prime 500 tonnellate di acciaio, delle 3.000 necessarie, le stanno iniziando a lavorare. Ragionevolmente il ponte sarà assemblato in un'area alle mie spalle intorno al mese di dicembre e probabilmente fra gennaio e febbraio messo in posizione, ovvero lo costruiamo fuori e poi con un sistema di carrelli piano piano lo spingiamo in posizione finale. Noi cerchiamo di fare una consegna anticipata del livello inferiore a due piani in maniera tale da scaricare il più possibile la viabilità a raso, che è quella su cui abbiamo camminato. I lavori, in generale, il termine dei lavori è previsto fra 3 anni. Si vede anche a occhio nudo come l'attuale situazione sia molto faticosa, no? Per chi accede all'area di Ponente c'è questa chicane quasi impossibile per i mezzi pesanti. Quindi l'opera fluidifica l'accesso da Ponente al porto di Genova, dove faremo un vero e proprio secondo varco internazionale insieme a San Benigno. A quel punto Genova avrà, da Genova Ovest, la possibilità varco internazionale San Benigno e nazionale varco Etiopia, da Genova Casella Aeroporto varco di Ponente, con un alleggerimento dell'operatività, una separazione dei flussi pesanti e leggeri, di cui ovviamente la città e il porto trarranno un grande beneficio. Due piani, perché noi anche in questo caso guardiamo a una doppia funzionalità: chi sta sopra accede da Ponente per andare ai terminal più lontani verso Levante, chi sta sotto è perché immediatamente svolterà per i termini più vicini. Molte volte le code che genera il porto sono perché si forma un imbuto a chi deve entrare nei terminal più vicini che fa stare in coda chi deve andare più lontano. Questa doppia funzionalità agevola la struttura. Voi sapete che lo Stato ha dato un finanziamento oramai quasi 9 anni fa al porto di Genova per la prosecuzione della sopraelevata portuale. La sopraelevata portuale in questo momento scende, partendo da San Benigno, all'altezza del terminal San Giorgio, perché è pratico nel porto di Genova, insomma più o meno a metà di lungomare Carpa. Noi stiamo realizzando la prosecuzione si allaccia a questo ponte del Papa, che quando siamo in sponda destra Polcevera, per intenderci, in area vicino all'area Ilva, scende e prosegue, o sfiocca in alto sulla Guida Rossa o sulla Superba, via della Superba di Parigi.